Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi in questo video vorrei fare la recensione, ma non di un libro questa volta, ma di un film, perché sono andata al cinema qualche giorno fa, sono andata a vedere The Place ed è un film che mi ha colpito tantissimo. Intanto apro una piccola parentesi, per fortuna sono riuscita a riprendere un pochino il mio ritmo e ad andare al cinema come prima, perché io sono sempre andata al cinema molto spesso e molto volentieri, solo che ultimamente, chi ha visto il mio video sui preferiti lo sa, è stato un po' difficoltoso andare al cinema, quindi insomma non avevo visto tanti film come il mio solito. Invece adesso finalmente sono riuscita a riprendere, diciamo, ad andare al cinema, non dico tutte le settimane, ma almeno una volta ogni due, perché comunque è una mia passione, mi piace, quindi insomma sono contenta di aver ripreso. Chiusa parentesi, veniamo al film. Questo film mi ha colpito tantissimo perché è un film, secondo me, estremamente psicologico. È ambientato tutto al tavolino di un bar. Noi vediamo questo personaggio, non sappiamo chi sia, non sappiamo come mai faccia quello che fa, non sappiamo come faccia a fare quello che fa, ma quello che sappiamo è che lui è in grado di far ottenere alle persone tutto quello che loro desiderano. In cambio dà dei compiti da svolgere, a volte leciti, a volte non leciti. E se loro riusciranno a portare a termine questo compito, riusciranno ad ottenere quello che hanno chiesto. Lui non dà a nessuno dei compiti impossibili, dà dei compiti che a volte possono complicarsi, ma sono tutti assolutamente realizzabili. Quindi non chiede cose fantasiose, tipo andare sulla luna per dire, ma cose assolutamente concrete che tutti, se vogliamo, possiamo fare. Quindi insomma, questo è un dato importante del film perché comunque quello che lui chiede, sono cose possibili. Prima dicevo che è un film molto psicologico, perché? Perché quando lui, affida alle persone un compito, comunque noi riusciamo a entrare nel personaggio e a capire tutte le emozioni che questo personaggio prova. Lui, quando appunto accoglie il desiderio della persona e fornisce poi il compito, lo segue un pochino, segue l'andamento, diciamo, del personaggio, tanto è vero che i personaggi tornano da lui anche prima che il compito sia stato portato a termine. Lui vuole sapere i dettagli, vuole sapere le emozioni che loro provano, quindi insomma c'è tutto questo aspetto intermedio, diciamo, tra l'affidamento del compito e la conclusione del compito. Quindi noi comunque seguiremo il personaggio passo passo e staremo con lui nelle sue emozioni, quindi è molto molto particolare. La cosa particolare è che lui non costringe mai nessuno. Loro chiedono una cosa. Lui dice: se vuoi ottenere questo, devi fare questa determinata cosa, ma non costringe mai nessuno, sono tutti sempre liberi di scegliere se accettare, sono liberi di scegliere se andare avanti, perché in qualsiasi momento possono lasciar perdere, quindi sono assolutamente liberi. La cosa ovviamente particolare, che comunque è alla base del film, è la psicologia di ognuno di questi personaggi, perché comunque ognuno di loro ad un certo punto è portato a chiedersi fino a che punto sono disposti ad arrivare per ottenere quello che vogliono ottenere. Quindi noi staremo insieme al personaggio, staremo insieme alle emozioni del personaggio e molto spesso ci ritroveremo anche a chiederci: ma quanto è importante questa cosa? Fin dove sei disposto ad arrivare? E poi riusciremo anche a vedere come certi personaggi riescano in qualche modo, partendo da un compito che gli è stato assegnato, a fare delle scelte che magari vanno oltre quel compito. Quindi, insomma, ci sono anche tutti degli aspetti e delle dinamiche psicologiche veramente molto molto interessanti. Quello che a me ha colpito di più in assoluto è proprio come questi personaggi riescano a interpretare il loro ruolo senza far perdere mai per un momento il filo del discorso allo spettatore e senza far perdere mai l'interesse e l'attenzione allo spettatore. Quindi veramente un film, secondo me, molto ben fatto. Questo film porta a farsi delle domande, porta a chiedersi come avremmo reagito noi, porta a chiedersi magari fino a che punto noi siamo disposti ad arrivare per ottenere quello che vogliamo.
E magari anche chiedersi fino a che punto siamo anche disposti a rinunciare magari a quello che vogliamo perché magari non ce la sentiamo di compiere determinate azioni, oppure quanto determinate azioni, determinati compiti che all'inizio possono sembrarci difficilissimi, poi alla fine si rivelano molto più semplici di quello che pensavamo. Perché ovviamente ci sono dei personaggi a cui vengono assegnati dei compiti molto difficili, anche illeciti, invece dei personaggi a cui vengono assegnati dei compiti apparentemente un po' più semplici e comunque leciti, ma che, al personaggio ovviamente sembrano sempre molto difficili. Però poi magari accompagnando questo personaggio nel suo percorso ci accorgiamo come in realtà la cosa risulti meno complicata di quello che poteva sembrare all'inizio. Quindi, insomma, c'è proprio tutto un aspetto che accompagnerà la nostra riflessione, la nostra idea anche dell'essere umano, ci accompagna proprio per tutto il film. Quindi, insomma, riusciamo, secondo me, chi guarda il film riuscirà anche ad entrare non solo nel personaggio, ma dentro se stessi e fare una riflessione. La particolarità di questo film, che è quello che a me ha colpito tantissimo, è che pur essendo tutto ambientato in questo bar, tutto svolto comunque al tavolino di un bar, basato esclusivamente su dialoghi tra i vari personaggi e il protagonista, appunto, è un film estremamente avvincente. Cioè, nonostante non ci sia azione, è veramente avvincente perché le storie che vengono raccontate, quello che comunque accade a livello emotivo ad ogni personaggio riesce davvero a coinvolgere, almeno per me è stato così. È stato un film che è durato poco più di 100 minuti, tutto al tavolino del bar, e io non mi sono annoiata nemmeno un secondo. E questa è una cosa veramente particolare, anche perché tenete presente che io non sono una persona che ama i film troppo molli, troppo lenti, cioè solitamente io mi annoio quando i film sono così. Invece in questo caso non mi sono annoiata neanche un attimo e l'ho trovato avvincente fino all'ultimo secondo del film. Quindi io assolutamente vi consiglio di andarlo a vedere se non lo avete visto perché è veramente qualcosa di unico. Questo film è stato tratto da una serie televisiva statunitense che si intitola The Boot e the End, l'inizio e la fine, credo, però io non l'ho vista questa serie televisiva, non ne so nulla, so solo che è stato tratto appunto da questa serie. Però è veramente un film che mi è piaciuto. Quello che mi ha colpito è anche come le vite dei personaggi in qualche modo riescano ad intrecciarsi, ma anche come a volte capiti che, come dire, gli aspetti più oscuri di se stessi vengano allo scoperto e riescano veramente a far emergere degli aspetti della propria personalità che magari non pensavamo di avere. Quindi è un film che fa veramente riflettere. Io non voglio fornirvi troppi dettagli delle storie dei personaggi perché comunque rischierei di spoilerare il film, ma anche di farvi un po' perdere il gusto di guardarlo poi, perché comunque è un film questo tutto basato su una linea sottilissima, psicologica e su un confine veramente sottilissimo tra bene e male. Quindi veramente è molto particolare e fa riflettere. Ovviamente fatemi sapere nei commenti se lo avete già visto, che impressione vi ha fatto, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, insomma, fatemi sapere. Perché io sono molto contenta di scambiare con voi delle opinioni, soprattutto poi quando si tratta di film, che insomma è una mia passione, quindi insomma mi farebbe molto piacere. Io con questo video mi fermo, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di mettere un like al video se vi è piaciuto, vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme, ciao a tutti!